Salve a tutti, questa è la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo che va in onda su Radio Gamma 5 FM 94 tutti i giovedì dalle ore 19 alle ore 20. La trasmissione come sempre è in diretta e chi vuole chiamare può chiamarlo 049 700 700 o in alternativa 049 700 838. E Claudio Simeoni non è in studio perché è impegnato attualmente nella fiera del libro di Vicenza e comunque sarà sempre qui in trasmissione regolarmente da giovedì prossimo. E voglio ricordare appunto che alla fiera di Vicenza presso l'ente fiera al padiglione D si sta svolgendo dal 6 al 14 marzo la fiera del libro o Vicenza Libri. E c'è uno stand con tutte le pubblicazioni di Claudio Simeoni e dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. L'orario è il sabato e domenica dalle 9.30 alle ore 20, perciò orario continuato, e dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 20. Nello stand appunto si può trovare sia Claudio Simeoni regolarmente o anche soci dell'istituto. Chi vuole parlare anche degli argomenti attinenti a questa trasmissione può tranquillamente partecipare, non è necessario assolutamente acquistare il libro o qualcos'altro, si può anche andarli solo per parlare, prendere contatto, chiarirsi le cose, fare proposte come hanno fatto molti ascoltatori che sono andati a Vicenza e hanno parlato sia con me sia con altri, sia con Claudio, di certe iniziative, di tematiche legate al paganesimo e alla stregoneria, sia anche per dare una sfogliata gratuita e senza impegno alle pubblicazioni, anche perché appunto molte tematiche, come dicevo oggi pomeriggio, è un po' difficile affrontarle compiutamente e realizzarle completamente in una trasmissione, anche perché non sempre gli ascoltatori hanno la possibilità di intervenire in diretta o di affrontare tematiche che richiedono un certo impegno. Allora, io ricordo l'importanza di Vicenza Libri, fiera del mercato del libro, a Vicenza e presso l'ente fiera, dal 6 marzo al 14 marzo, con orario il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 20 e dal lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 20. Salutiamo Claudio e gli amici che in questo momento sono in fiera e ricordiamo ai nostri ascoltatori di non mancare a questa presenza e a questa uscita sia di questa trasmissione verso il mondo editoriale. Allora, so che normalmente Claudio conduce una trasmissione più legata alla lettura, di solito in questo orario. Io comunque do già il via alle telefonate se qualcuno vuole chiamare sulle tematiche inerenti alla trasmissione appunto Magia, Stregoneria e Paganesimo, io sono qui e possiamo anche dibatterne con altri ascoltatori. Allora, per affrontare argomenti vari, io volevo un attimino ricalcare l'abitudine di Claudio che ha di leggere qualche tematica e nel dubbio ho detto possiamo tentare con una lettura un po' particolare. È un autore che ha una visione un po' tragica, anche perché viene da una visione monoteistica e di conseguenza la sua uscita è stata tragica dal monoteismo e l'ha portato a delle condizioni, diciamo, visionarie, chiamiamole così, abbastanza tragiche. Le visioni tragiche non appartengono mai al paganesimo, almeno che sì, per tragico noi possiamo accettare soltanto la definizione che la vita va vissuta e va affrontata e non si deve fuggire di fronte alla vita, non si deve creare illusione, non si deve creare menzogna, non si deve creare false speranze e la vita va vissuta in qualsiasi caso, in qualsiasi momento e va sempre realizzata. Non esiste nessuna vita che sia determinata da altri valori, ma ogni vita è determinata sempre dalla necessità, del dovere vivere e dall'imperativo di vivere. E chi rinuncia a vivere, chi rinuncia a se stesso, chi come i monoteisti rinunciano al proprio essere, alla propria natura, alla propria biologia, alla propria vita, bestemmiano contro la vita, bestemmiano contro se stessi e la vita sarà inflessibile in questo senso. Di conseguenza noi sappiamo appunto che forse l'unico aspetto tragico della vita è quello che va vissuto e non va vissuta tanto per una proclamazione nell'aldilà ma quanto perché il nostro divenire, il nostro essere sarà determinato dalle nostre azioni, dal nostro agire in questo momento e di conseguenza noi
è questo che vogliamo riaffermare. Non è un dogma, non è un motivo di fede, perché per noi pagani non esistono i dogmi, non esiste la fede. La fede è solo ignoranza, l'illusione, la speranza cristiana è soltanto menzogna e strumenti di dominio. Allora, leggo appunto da un autore di, che proviene dalla visione monoteistica ebraica, da cui ne è uscita un attimino tragica, alcune affermazioni che al limite potremmo anche discutere se gli ascoltatori vorranno con loro. Sicché l'abisso invocherà l'abisso, e noi portiamo dentro di noi la volontà di morte, che non possiamo padroneggiare. Crediamo che la smania di viverci anime, ma questa smania è l'opposto della vita, e la nostra frenesia ci vota al precipizio. L'ordine è più folle di quanto non creda, l'ordine è più stupido di quanto non immagini, e noi che lo sosteniamo sentiamo che ci assomiglia. Esso non conosce se stesso, così non ci conosciamo noi. È il cieco che conduce quei ciechi che siamo. E da questo aforisma noi potremmo ricavare una necessità, che era anche una definizione molto antica, che era presente in vari templi della Grecia, che era il conosci te stesso, ma il conosci te stesso senza menzogna, senza illusione, con la verità della vita, non con l'illusione di una fede ultraterrena, di una menzogna, ma conoscere se stessi realmente, il non lasciarsi andare a illusioni che non conducono a niente. Se gli uomini non sperassero in nulla, la loro sorte non sarebbe più la stessa. Se gli uomini non credessero in nulla, la loro condizione forse muterebbe. Così invece la speranza e la fede non solo accrescono i loro mali, ma fanno anche la fortuna dei loro padroni. E gli spirituali, malgrado la loro santità, non possono essere altro che i loro cani di guardia, i loro cani da guardia. Sì, pronto? Ciao, sono Enzo. Ciao. Senti, io vorrei così dare un consiglio, se posso. Sì. Niente, io a me piacerebbe che partiste da un fatto proprio di base, capito? Per spiegare queste cose, nel senso, spiegare le leggi che governano la natura, per esempio la legge di causa e effetto, del ritmo, della polarità e di tutte le altre leggi che compongono la vita, sarebbe una cosa basica secondo me. Cioè voi secondo me partite da cose molto complicate, cioè la gente, siccome secondo me rimane nell'ignoranza, dovrebbe comprendere secondo me le leggi base della natura. Ecco. Sì, beh, ti rispondo in diretta, va bene? Sì, sì. Ciao. Ciao. Allora, il nostro ascoltatore fa un'affermazione. Quello della, cioè dice, fa un'affermazione che io non condivido. La gente è ignorante. La gente non è ignorante, la gente è stata abituata da un dominio di tipo religioso a pensare che ci siano i preti a dover risolvere le cose, a pensare che possa esistere una gerarchia, e di conseguenza rinuncia a conoscere se stesso, come dicevo prima, cioè rinuncia a tutto quanto le cose. Non esiste una legge di causa ed effetto assoluta, cioè nel senso di dire le cose possono essere in una certa maniera se io sarò in una certa maniera. Certamente se io mi abbandono a una volontà di dominio di tipo monoteistico, otterrò una cosa che è ben particolare, che è la criminalità dell'essere, cioè nel senso io permetterò a una religione di dominare, di annientare e di distruggere le persone, di distruggere il mondo. Di conseguenza questa è una causa in effetto di una mia scelta. Se io viceversa faccio una scelta di determinare la mia vita o di percorrere la mia vita non basandomi su delle illusioni che mi vengono fornite, su delle menzogne che mi vengono spacciate, su un Dio che non esiste, ma dico la via di ricerca mi appartiene e quello che posso scoprire lo devo scoprire con la mia vita, con la mia esperienza. La mia vita è determinata dal mio agire e dal mio tipo di agire, le cose sono diverse, di conseguenza io avrò una causa che è la mia volontà di ricerca e avrò un effetto che modificherò me stesso e cercherò di entrare in contatto con tutte le divinità che ci sono. Di conseguenza non si tratta di dover spiegare delle leggi, perché delle leggi assolute non esistono, esistono sempre delle leggi che sono relative al momento, alle circostanze, alle cause culturali. Esistono un'unica legge fondamentale che è la vita, cioè noi non possiamo negare la vita. La vita noi potremo ingannarla, ma la vita non ci perdonerà di questo, cioè non esiste il perdono nel paganesimo, esiste la possibilità di riscatto, la volontà delle persone di essere diverse da quello che si tenta di volerle farle diventare, questa è la soluzione, ma questa non può essere
una scelta per noi pagani di indottrinare le persone, di offrirgli un modo di essere, di offrirgli dei riti, di offrirgli qualcosa, perché non sappiamo che tutte le cose hanno un loro percorso, hanno un percorso biologico, di conseguenza noi non possiamo stare qui a proporre soltanto quello che i pagani avevano visto 2000 anni fa, 1000 anni fa o 200 anni fa. Noi dobbiamo essere qui per costruire un nuovo paganesimo, e questo paganesimo lo possiamo costruire solo con le nostre vite. Ma siccome ogni vita è specifica ed è indipendente e ognuno ha una propria sensazione, non possiamo dire le sensazioni che tu devi avere, noi possiamo dire solo abbi esperienza, abbi conoscenza, non abbi, rinuncia alla fede e cerca di essere te stesso. Questa può essere una risposta che qualcuno reputerà insufficiente, ma d'altronde non sono mai risposte insufficienti date dalle persone. Le persone devono trovare le proprie risposte. Io non posso dire alle persone vedi, non posso dire alle persone cerca, non posso dire alle persone fai, io posso dire quello che io faccio, quello che io sento, quello che altri pagani hanno sentito, stanno sentendo e stanno costruendo. Ma logicamente il paganesimo non è solo questo, il paganesimo ha migliaia di vie, ha migliaia di percorsi, ha migliaia di possibilità, e noi non possiamo limitarli e condizionarli, perché sappiamo che la divinità è dinamica. Cioè, è per i monoteisti che la vita non è dinamica. I monoteisti sono la morte, sono la fossilizzazione, sono dei dinosauri dello spirito, nel senso che per loro il Dio si è manifestato in una certa maniera, in una certa zona. Questa è la cosa più strana del monoteismo, al contrario del paganesimo, che sappiamo che le divinità si manifestano, oltre che nell'uomo, si manifestano in ogni luogo, e ogni luogo è sacro. Di conseguenza, per i monoteisti dicono c'è stata soltanto una manifestazione in una certa zona e basta. E da lì, basta, si fermano, pongono un limite, pongono un centro, pongono un peso, pongono una limitazione, e da lì non ci si può muovere, ci si è fossilizzati, si va a stratificare sopra delle costruzioni assurde e da lì non ci si può muovere. I monoteisti possono avere centinaia di regole come gli ebrei, possono avere 10 comandamenti come i cristiani, possono avere il Corano come i musulmani, ma da lì non ci si può muovere, da lì si rimane fossilizzati, da lì c'è la morte, da lì c'è la stabilità, c'è la fossilizzazione. Noi sappiamo che la vita è dinamica, tende a modificarsi, ha un proprio modo di essere, ha una propria biologia, ha una propria forma, ha un proprio divenire. Noi stessi sappiamo che esistono le stagioni sono cicliche, le stagioni si ripetono, non si ripetono mai nella stessa maniera, ma si ripetono stessi. Noi sappiamo che la nostra vita cambia, noi da quando nasciamo siamo in una certa maniera, abbiamo una certa biologia, abbiamo un certo sentire, abbiamo un certo modo di proporsi agli altri e di conoscere gli altri. Man mano che cresciamo, cambiamo. E questo fa il paganesimo, il paganesimo è dinamico, siccome la vita degli uomini non è uguale a sempre. Perché io non vivo come un pagano di 2000 anni fa, io vivo come un pagano di adesso. E non è che il pagano di 2000 anni fa fosse in condizione migliore della mia, era nella condizione più giusta in quel momento. Bene, di conseguenza noi diciamo, ci sono sempre nuove regole da scoprire. E le regole non sono regole, sono statiche, non esistono limitazioni, non esistono schemi. Cioè, quando si percorre una via, anche in magia, di realizzazione, il mago può percorrere qualsiasi via, può fare qualsiasi esperienza, non esiste nessun limite, e di conseguenza l'unico limite che si può dare è che è chi sceglie di darsi un limite. Se questo limite è scelto perché ad esempio dice io certe esperienze non le voglio fare, certe vie non le posso percorrere, benissimo, è una scelta che è condizionata dalla propria conoscenza, del proprio modo di essere. Ma io non posso dire agli altri tu non fare questo o non fare quell'altro, e io non posso dire tu devi diventare questo. Allora, è abbastanza difficile per un pagano dire esiste una causa ed esiste un effetto. Può esistere in certe reazioni, può esistere in certe cose, ma non è l'assoluto, cioè nel senso la cosa sciolta da ogni limite che deve dettare le regole. Perché non esistono regole. Cioè, qualsiasi cosa che esista per un pagano può essere cambiata, può essere modificata. Pan stesso è la dimostrazione come divinità pagana che non può esistere nessun limite, che se c'è un limite, la divinità, e noi siamo una divinità, abbiamo il diritto e il dovere di violare questa norma che è assurda. Di conseguenza, man mano che si creano le norme, ci sarà il bisogno che la divinità che è in noi vada a violare queste norme e si diventano rigidi. Perché la rigidità, noi sappiamo che come biologia noi, la rigidità è soltanto cadaverica.
e noi non possiamo avere la rigidità di un cadavere. Il fatto stesso che, ad esempio, noi abbiamo nel monoteismo la proposizione sempre di divinità che sono morte. Il caso più eclatante, al di là delle considerazioni poi di tipo religioso teologico, è il discorso del Cristo. Il Cristo è un cadavere che viene propinato alla vita. Cioè, ma noi sappiamo che la morte, vabbè, è una fase di passaggio, è una fase di arrivo della vita, ma noi non possiamo dire vivi come un cadavere. Noi non possiamo darti un esempio, questo è un cadavere e questo è il tuo modello di vita, perché andremo a creare anche dal punto di vista simbologico e non solo, ma anche dal punto di vista psicologico e dal punto di vista dell'archetipo, un condizionamento. Cioè, vorremmo dire, la tua vita è solo una morte, e d'altronde i cristiani permettono che la morte si affermi nella vita. Noi diciamo la vita va vissuta completamente affinché la morte sia una fase di arrivo della persona per creare, come molti dicono, il corpo di gloria, il corpo luminoso, quello che lo vogliamo definire. Cioè, le parole non hanno molto importanza in questo caso, però l'uomo diventerà quello che lui ha costruito. Benissimo, i cristiani dicono questo non lo puoi fare, il nostro Dio è morto, tu sei morto e ti devi adeguare a un morto. Di conseguenza lì il discorso è chiuso, lì è limitato, lì è finito, lì non puoi fare niente. E questa forse potremmo dire che è una legge di causa ed effetto. Il fatto di proporre un morto come modello ai viventi significa la morte dei viventi. Allora, ricordo sempre che questa è la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda ogni giovedì dalle ore 19 alle ore 20 su Radio Gamma 5. E chi vuole intervenire in diretta può telefonare allo 049 700 700, in alternativa 049 700 838. Tornando alla lettura iniziale da cui siamo partiti con una considerazione col nostro ascoltatore, c'è una bella frase, una bella aforismo. Sicché la speranza e la fede ingannano le generazioni che passano, così inganneranno le generazioni venture, e la miseria si trasmette insieme con il peso delle idee sbagliate, poiché l'ordine vigila sul deposito dei tempi e vive della morte degli uomini che vengono abbindolati. Moriremo di speranza e moriremo di fede. Questa è la sorte degli uomini che vengono ingannati e si ingannano. Tale sorte non muterà, soltanto la catastrofe ha il potere di liberarcene, e sappiamo che non la eviteremo più. Stiamo andando alla morte e la speranza e la fede ci allettano. Stiamo andando alla morte della speranza e della fede. Moriremo con essa e per essa. Allora, chiaramente, noi che pensiamo che la vita deve essere vissuta e va vissuta, sappiamo che non possiamo né vivere né con speranza né con fede, ma dobbiamo vivere con certezza, e la certezza non ce la viene data da una religione né da un Dio unico, ci viene data dalla nostra esistenza divina e della capacità nostra di interagire e di entrare in contatto con le divinità che ci stanno attorno. Le nostre religioni sono i cancri della specie, e non le guariremo che da morti. Moriremo perché le nostre religioni periscano, le catastrofe inghiottirà i preti insieme con i loro fedeli. Ecco, quello che succederà. Se noi non sapremo prendere il nostro essere, la nostra vita nelle nostre mani, se non sapremo percorrere la vita con le nostre gambe, con il nostro essere, moriremo per i preti e moriremo con loro e moriremo con la fede e moriremo per la fede. E questa sarà veramente una sconfitta, perché non dobbiamo pensare che ci sia un salvatore e ci sia un al di là, e non c'è da pensare che se vivremo da cristiani, da ebrei, da musulmani, ne saremo salvati per essere stati così. Saremo soltanto stati annientati nella nostra vita e non avremo più nessuna speranza di creare quello che noi dovremmo essere. Fino ad oggi, di solito, il voto si trasformava, poiché le idee ne prendevano il suo posto. Ora, per la prima volta, le idee non nascono più dal vuoto. Il vuoto resta quello che è, gli uomini lo contempleranno nella sua integrità. Tutto il mondo assumerà i suoi tratti, e ciò che ne venne in differenza andrà svanendo, perché rimanga solamente il vuoto. E allora, della purezza, dobbiamo rallegrarsene, non vi perderemo che la nostra storia e tutto quanto in essa si richiama, le nostre religioni ispirate, i nostri pretesi imperativi eterni, che invece non sono mai state altro che storici.
Da perdere non abbiamo che la storia, e tutto quanto dalla storia si riallaccia a quello che è la fede. Praticamente, noi sappiamo che il mondo è dinamico, l'abbiamo sempre ripetuto come pagani, noi sappiamo che gli dèi riempiono ogni parte di questo mondo. Soltanto cullandosi nell'illusione che esista un unico Dio, abbiamo distrutto la possibilità del mondo di realizzarsi, di essere. Ma distruggendo questa possibilità del mondo, distruggiamo anche noi stessi. Ho qui delle parole che sono abbastanza dure contro il monoteismo. La malattia e la menzogna informano i nostri misteri e l'intreccio delle nostre leggende sembra un delirio, ma non usciremo che folgorati da questo letamaio spirituale. Fatto immagine dei nostri fiumi inquinati, siamo divenuti impuri a forza di nitrire dietro la purezza. Abbiamo ripristinato il sacrificio umano e tale è il nostro smarrimento che non comprendiamo le nostre azioni. Che cosa può capitarci di peggio, oramai, che restare quali siamo? Questo che appunto noi affermiamo come pagani, la necessità di diventare noi stessi, di essere noi stessi, di non incorrere valori, principi che sono assurdi, che non hanno motivo di essere, che non hanno una ragione di essere. E i motivi che il monoteismo si propone dal cristianesimo, all'ebraismo, all'islam, sono sempre motivi che tendono alla nostra dominazione, che tendono alla nostra rinuncia. Difatti una caratteristica fondamentale di tutti i monoteismi è quello del concetto della rinuncia e del sacrificio. Ma il sacrificio principale è un sacrificio umano, praticamente. Il monoteismo vive sul sacrificio degli uomini, vive sul sacrificio delle vite. Il monoteismo tende a distruggere, tende ad annientare. E come molte volte abbiamo detto noi pagani, nel paganesimo non esiste la figura in positivo del buon pastore, perché il buon pastore ha sempre la cura del gregge, nella massima cura, ma nel momento in cui ha bisogno della carne lui va a macellare le pecore, può uccidere il gregge e lo può fare perché lui ne è proprietario. Noi in questo esempio di influsso negativo del buon pastore che tutti quanti i monoteisti, sia ebrei, sia musulmani, sia cristiani lo fanno, si richiamano buon pastore, abbiamo l'esempio di Polifemo. Polifemo è un ottimo pastore, salva le pecore, per pur di salvare le pecore alla fine raggiunge e mangia gli uomini. È questo che il monoteismo fa. Da fatti dal punto di vista simbolico Polifemo ha un solo occhio, perciò vede una sola realtà, vede una sola forma, e pur di salvare le sue pecore arriva all'annientare gli uomini. Un mondo che fosse rimasto pagano non avrebbe violentato la natura. I paganesimi la considerano divina, di norma adoravano alberi e sorgenti, anziché sul tempo posto dalle religioni cosiddette rivelate al centro dei loro dogmi. I paganesimi ruotavano sullo spazio e, salvo eccezioni, preferivano la misura alla trascendenza e l'armonia ad ogni altra cosa. Le religioni sedicenti rivelate hanno instaurato fra noi il fanatismo e quella cristiana che lo ha spinto all'estremo. Ha divinizzato la follia, glorificato l'incoerenza e legittimato il disordine in nome di un maggiore bene. Scusate l'inconveniente, ma avevamo un problema tecnico qui in radio. Allora ricordo che per chi vuole intervenire il numero telefonico che è 049 700 700 o in alternativa il 049 700 838. Questa è sempre la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Claudio Simeoni non è in studio perché è impegnato nella Fiera Vicenza Libri. La Fiera Vicenza Libri si tiene all'Ente Fiera di Vicenza dal 6 al 14 marzo. L'orario è dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle ore 20 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 20. Allora, chiudiamo questo autore che è Albert Caracco, da Breviario del Caos, e dice: le nostre religioni sono pestilenze e i poteri che le appoggiano congiure di avvelenatori. La nostra spiritualità non è che masturbazione delle facoltà mentali. Oramai abbiamo bisogno di tutte le nostre risorse se vogliamo ripensare il mondo. Allora, questo è un invito che tutti quanti i pagani devono raccogliere e possono accogliere. Il mondo non va ripensato dagli altri, non deve essere pensato o offerto da qualche visione culturale, ideologica o
religiosa. Il mondo va sempre sperimentato tramite le proprie conoscenze, tramite le proprie possibilità. Noi continuiamo ed affermiamo sempre che il mondo è divino, che ogni cosa che circonda l'uomo è divina e che l'uomo stesso è divino. E che le divinità che ci circondano sono anche dentro di noi. Noi sappiamo che tutto quello che è nel nostro interno è anche divino. Sappiamo che la nostra vita è organizzata in maniera divina. Noi, che ne siamo consci o no, sappiamo che il divino ci appartiene. C'è chi ne fa la rinuncia, logicamente la rinuncia è sempre un qualcosa di negativo, logicamente ognuno dovrà affrontare le proprie scelte, ne sarà responsabile. Può essere facile, comodo, ad appoggiarsi a una visione del tipo monoteistica, perché offre delle risposte fasulle, noi sappiamo che sono tutte false, quelle che il cristianesimo ci offre, il cattolicesimo, l'ebraismo, l'islam, sono tutte le risposte false, però permettono di inquadrare, permettono di dare un'illusione di parvenza di sicurezza, però tutto quello che il monoteismo fa, lo fa solo per la distruzione dell'uomo. Noi affermiamo che la realizzazione dell'uomo passa tramite il suo agire, tramite il suo essere e soprattutto in maniera fondamentale non passa tramite la delega, nel senso che la via che un uomo deve percorrere passa sempre attraverso le sue mani e le sue gambe e quello che deve vedere passa sempre attraverso i suoi occhi, quello che deve ascoltare passa sempre attraverso le sue orecchie. Non c'è nulla che si possa sostituire a questo e non c'è nulla che si possa far saltare questo. Perciò la cosa fondamentale nel paganesimo è sempre l'agire ed è sempre l'uomo. Ed è sempre soprattutto quando l'uomo agisce, non è vittima, come dicono i monoteisti, di tentazioni o di influssi negativi. È sempre libero, logicamente uno che sceglie il monoteismo sceglie la sua distruzione e sceglie la distruzione degli altri. Lotterà per distruggere gli altri, ma distruggendo gli altri distruggerà anche se stesso. Invece nel paganesimo noi sappiamo che uno deve sempre agire per realizzare se stesso, deve sempre fare questo, perché questo è il suo scopo. Lo scopo di una persona non è la salvezza degli altri, perché logicamente la salvezza degli altri implica che noi deteniamo una conoscenza o un potere che non ci spetta e che dobbiamo mettere gli altri in una condizione che a noi piace. E questo è il principio del monoteismo. Difatti, ben difficilmente voi trovate nel paganesimo, sia quello antico sia contemporaneo, una valorizzazione del termine salvezza, perché il termine salvezza implica sempre il fatto di essere in condizione di bisogno e implica sempre che essere in questo di sottomissione, cioè tu sei sottomesso a qualcosa e ti devi sottomettere perché l'altro conosce la verità, conosce il potere e di conseguenza cosa succede? Che questa persona ti impone qualcosa. Accennavamo prima il concetto di monoteismo come generato in un unico ambito, cioè il fatto stesso di essere monoteismo ha una sola manifestazione del divino ed è un'unica manifestazione databile storicamente. Molto spesso i monoteisti affermano e sostengono appunto la storicità dei loro racconti. A noi questo non interessa, sappiamo che i racconti sono falsi, sappiamo che la Bibbia è un insieme di azioni criminali, sappiamo che la Bibbia è un insieme di insegnamenti assurdi, sappiamo anche delle altre religioni di tipo monoteistico. A noi questo non interessa. Noi partiamo sempre dal concetto che le cose, al di là di come vengono manifestate, di come vengono raccontate, di come vengono dette, devono essere verificate e devono servire. Di conseguenza, per noi pagani, il problema della manifestazione di un Dio non si pone, perché noi sappiamo che questo Dio è sempre presente, perché è in simbiosi con la nostra vita, partecipa alla nostra vita ed è la nostra vita. Un esempio fondamentale sono anche le passioni che ci vanno ad animare. Per i pagani le passioni che portano ad essere animati, che ci spiegano a qualcosa o i nostri desideri appartengono a una forma di divinità. E però noi non possiamo prendere il nostro essere e scinderlo, noi non possiamo pensare di prendere una persona e di tirargli via il desiderio, di prendergli una persona e di tirare via la capacità di vedere o il percepire il bello di una cosa
o il desiderio di qualcosa, perché è connaturato con l'essenza delle persone. Come noi sappiamo dalla nostra esperienza, che noi siamo l'insieme di molte manifestazioni, e queste manifestazioni non sono cose che ci vengono inculcate, non sono cose che ci vengono, che vengono acquisite. Sì, ci possono essere introdotti dei filtri con cui noi andiamo a vedere, con cui andiamo a sentire, però questi filtri non vanno a falsare la sostanza di quello che noi siamo. Quello che noi siamo lo saremo sempre, potremo vedere un po' meno bene, potremo sentire un po' male, però sentiremo sempre. Ora, il fatto stesso che questi principi non ci possono essere tolti, che questi fondamenti noi li abbiamo, significa che noi viviamo in contemporanea con moltissime manifestazioni, perché noi stessi, quando viviamo anche nella contraddizione, perché ad esempio certe volte abbiamo dei desideri e abbiamo dei desideri che sono diversi. Questo significa chiaramente che però c'è una simbiosi di queste cose, e noi non possiamo prendere ad esempio i nostri desideri e scinderli in due, tagliarli o affettarli, ma dobbiamo sempre rimanere con questi desideri. Faremo una scelta che può essere logica, che potrà essere passionale, ma queste due scelte conviveranno sempre. E nel paganesimo tutte le divinità convivono sempre e vivono sempre, sono sempre presenti. E di conseguenza il problema della vita delle persone non si pone, perché a questo punto non puoi fare un discorso di tipo moralistico alle persone, perché la morale è sempre una sovrapposizione al modo di essere. Si può fare un discorso sociale alle persone o un discorso di statuta, di leggi che vanno a regolare una comunità, ma anche la comunità in se stessa non è un qualcosa di aggregato casualmente. Gli stati e le città nel paganesimo erano delle manifestazioni divine, ogni città aveva una divinità che si manifestava, che viveva, ogni città sceglieva una divinità, non gli veniva imposta una divinità. Noi abbiamo il classico esempio che tutti conoscono, che ad esempio nell'Antico Testamento, quando una città rifiuta Dio, Dio si prende la briga di poterla distruggere, si prende questo sfogo di poterlo fare. Benissimo, questo non è concepibile che avvenga nel paganesimo. Nel paganesimo questo non è possibile, non è concepibile. Una divinità può essere scelta come nome tutelare di una città, un'altra divinità non viene scelta, e questa divinità non pone problemi. Sa che l'uomo ha il diritto, e voglio ribadire proprio il diritto di poter scegliere, ha il dovere di scegliere, anche perché si trova a dover scegliere ogni volta nella propria vita. Noi sappiamo che giorno per giorno abbiamo la necessità di scegliere le cose, abbiamo la necessità di affrontare le cose e di dividerle, di separarle, ma questa capacità di separazione, di dividerle, di discernere, appartiene a noi. Nessuno ce l'ha data, non è stato un Dio che ce l'ha spinta dentro, non è stato un Dio che ce l'ha regalata, no, assolutamente. Appartiene al genere umano, appartiene alla vita, appartiene a noi stessi, e di conseguenza se si vuole essere pagani bisogna essere se stessi soprattutto, non derogare mai, non rinunciare mai, e pensare sempre che si deve compiere quello che compiamo, non animati da influssi negativi come vengono a raccontarci i monoteisti. Non c'è un diavolo tentatore che ci viene a introdurre qualcosa che noi non abbiamo. Se noi siamo tentati è perché noi abbiamo la sensibilità per quella cosa. Noi tutti abbiamo dei gusti estetici. Noi tutti quanti vediamo delle immagini, e ci sono delle immagini che ad esempio ci attirano di più. Il discorso della seduzione nel paganesimo è fondamentale, ma la seduzione cos'è? È che noi recepiamo un qualcosa che ci è simile, un qualcosa che noi sentiamo, che partecipiamo. La seduzione del paganesimo è anche un agire, non è un amore cieco, che anche nel paganesimo può esistere, ma è una capacità delle cose di sedurci, cioè di comportarsi in maniera tale, di agire in maniera tale, di presentarsi in maniera tale affinché la nostra attenzione, che è focalizzata su questa cosa, venga recepita o venga sviluppata o venga fatta esplodere. Ma è un contatto che esiste una simbiosi. Nel momento in cui io vedo qualcosa di bello che mi piace dal punto di vista estetico, non piace perché è un'apparizione improvvisa, ma piace perché in me ci sono quei principi estetici che la fanno ricondurre a me. Di conseguenza è un ricollegare la mia immagine, il mio modello, che mi appartiene, con quello che è esterno. Molte volte io ho citato l'esempio di Pigmalione.
Pigmalione era un artista che a un certo punto creò una statua di Afrodite, talmente bella questa statua che si innamorò e il suo desiderio era così tanto di fronte a questa statua che senza bisogno di preghiere, di invocazioni, di sacrifici, la divinità Afrodite se ne accorse e tramutò questa statua in donna, ma lo fece non tanto perché Pigmalione andò a sacrificare, andò a richiedere, ma capì, la divinità stessa percepì la necessità, il desiderio di Pigmalione e lo assecondò, lo realizzò, in quanto il fatto di essere così sensibile a un'immagine della dea, alla raffigurazione della dea, significava che esisteva in lui un desiderio, questa divinità, e la dea non aveva il bisogno di chiedere la sottomissione a Pigmalione. Realizzò il suo desiderio, perché la realizzazione del suo desiderio era anche la sua felicità. E noi appunto abbiamo sempre questo modo di presentarsi nel paganesimo. Abbiamo sempre che il paganesimo appunto si realizza tramite questo. Sì, pronto? Buonasera, sono Luigi da Treviso. Sì, ciao. Buonasera, grazie. Dunque, un problema, diciamo, domanda scusa. Dunque, un problema per me, secondo me, del paganesimo, di certe forme almeno del paganesimo, datate storiche, diciamo, no? Può essere, è il problema dei sacrifici umani, no? Aio. No, cioè dico, gli Incas non erano dei pagani. Allora, vediamo di capirci una cosa. Questo Luigi ha un po' la fissazione dei sacrifici umani. I sacrifici umani li fanno solo i cristiani. Sì, pronto? Sì, pronto. Mongoloide, cosa mi butti giù la linea? Mongoloide. Allora, molto veloce nel rifare il numero. Allora, e questo Luigi è intervenuto già spesse volte col discorso. Allora, facciamo un discorso. Io come pagano posso scegliere, posso disapprovare, posso condividere o non condividere. Il mio paganesimo non contempla la necessità di sacrifici umani. Nessuna divinità romana contempla e pagana contempla il discorso della necessità di sacrifici. Faccio un esempio. Ci fu nell'antica Roma Venere che chiese a un sacerdote di sacrifici umani. Il sacerdote non assecondò la richiesta di Venere, ma anzi, giocando sul termine latino ed equivoco di teste, offrì delle teste di cipolle o di aglio alla divinità. La divinità ricevette questo sacrificio, non si adirò, cioè non disse perché non mi hai offerto un sacrificio umano che io ti avevo chiesto, ma ammirando la capacità e l'abilità del sacerdote ne fu soddisfatta. E noi abbiamo il sacrificio di Abramo e Giacobbe nella Bibbia. Il Dio gli dice per puro piacimento, fa prendi tuo figlio, vallo a sacrificare. E questi due vanno a prendere Giacobbe e va a fare il sacrificio di Abramo. Tranquillamente, non mette in dubbio la parola di Dio. Il cristiano non la mette in dubbio, la esegue. Il Dio, bene, ti chiede il sacrificio di tuo figlio, un cristiano cosa fa? Prende il figlio e lo va a sacrificare. E questo non discute. Poi ci vengono a raccontare che intervenne un angelo a salvarlo. Io penso che intervenne il telefono azzurro che salvò il bambino. Va bene, però dove sta la criminalità dell'atto? Che il sottomesso a Dio, di fronte a una richiesta di Dio che chiede un sacrificio umano, la compie. Questa è la condanna del cristianesimo. Il fatto stesso che Dio arrivi a chiedere una cosa così grave, sacrifica tuo figlio, e sottomesso lui dice a Dio che sei matto, paramengo, gli avrei risposto, da buon pagano, e mi sarei cercato un'altra divinità. Questo problema non sarebbe posto per un pagano, perché io posso sempre pormi in rapporto di parità con la divinità. Io non mi sottometto alla divinità, la divinità deve scendere a patti con me. Perciò se la divinità chiede, io posso decidere di dare o di non dare, se posso dare, se voglio dare, ma la divinità non arriverà mai alla distruzione dell'uomo. La divinità sa che può vivere, la divinità nel paganesimo sa che può vivere soltanto con il discorso se vive l'uomo. Di conseguenza
Francesco? Sì? Sì, ciao. Spero che sia venuto in diretta. Sì, vai pure. Ciao Francesco. Ciao. Allora, mi magari è piaciuto sentire sì. L'amore cristiano sì. Che ha questo bocchinaro sì. Che si chiama, se facciamo a Luigi da Treviso, far sentire l'amore cristiano che ha questo bocchinaro, mangiatore di sboro dei simie, sì. Lurido fetente pezzente di merda. Domani siamo a casa e 3:30 di notte, perché io ho il tuo numero di telefono, lurido, putrido. Senti bene quello che dico. Sì, sono un po' disturbato. No, che la lingua italiana. Sì, sì. Mi hanno sentito la cattiveria che c'è dentro. Sì, no, ma infatti, guarda, io, cioè, l'ho lasciato partire, poi quando ho sentito mi ha richiamato 3 volte in privato e mi si è messo a insultare a quel punto e ho sbattuto il telefono sì, in faccia. Sì, ho sentito mongoloide 2 volte. Sì, no, ma infatti. Ma cosa hai detto che i mongoloidi? Cioè, putrido! Sì, beh, sono persone più rispettabili di lui, cioè, ma io non vedo... Che razza di infame, ciao, che razza di putrido! Sì, no, ma di fatti, cioè... Ti sì. Davo un numero di telefono, veramente, ci abbiamo a casa, 3:30 la notte, 4. Sì, no, ma bisogna... Possiamo diventare matto, Dio! No, ma bisogna fare così, insomma, anche perché io mi chiedo chi gli paghi la bolletta telefonica, per esempio. No, e lavora su un ente pubblico, non ha problemi. Ah, beh, anche, cioè, vuol dire che gliela paghiamo anche di tasca sì, nostra. Sì, ma non c'è quel problema. Comunque, lui, cioè, mi capisco che i signori pagani può avere delle idee strane, può avere anche delle idee sbagliate. Mi diverto a ascoltarli e se non sono d'accordo, ciao e Dio, ciao Vara che non sono d'accordo su questo. Dopo, non penso che sia gran fatica, no? Sì, ma di fatti... Ma so, lui amaro, infame, è sto Dio che aveva messo al mondo che è il carogna. Sì, no, ma... Grazie di puta, no? Sì, no, ma di fatti io ho specificato chiaramente cosa volevo, cioè nel senso che non... Ma non esiste questo che è solo l'odio, che è solo che è odio. Sì, no, ma infatti è una cosa incredibile, cioè che non è priva di anche di ogni logica, perché uno fa un discorso filosofico, sostanzialmente, fa un discorso... Sì, ma sono mica che mi fa incassare, insomma. Comunque, torniamo al tuo discorso che è più serio. Sì. Attento. Ti, come Claudio, sono molto scorrevo la trasmissione come da fai, veramente va molto bene. Che una roba a dire? Mi piace tirare fuori la contraddizione, capito? Sì. Te, tira fuori la parola vuoto. Sì. Cos'è il vuoto? Beh, ti spiego, il vuoto per me non esiste, era la... Ah, basta, ero con l'altro. Sentendo, mi sì, devi ascoltare, sì. Se ho delle contraddizioni, mi piace svilupparle, se non capisco te lo mando, sì. Ma se c'è della roba non sto d'accordo, te Dio e sì, dopo sì, ma ragioniamo insieme. Comunque, il concetto di vuoto, cerchiamo di spiegarlo perché è importante. Sì, beh. Dopo che diciamo ai pompinari, chi si vuole che sia a disposizione a Madonna... In qualsiasi momento papà divertirsi. Sì, no, ma la carta è mia, se la limena. Sì, beh, difatti forse vedranno la Madonna veramente. Ma boh. Va bene. Ciao. Ma l'ho fatto benissimo, Franco. Parla del vuoto, grazie, ciao. Va bene, ciao. No, ecco, specifico con Claudio, cioè il vuoto era una citazione che facevo da un autore che veniva dalla visione di tipo ebraico e lui affermava che esisteva il vuoto. Il vuoto esiste nel monoteismo, in quanto disse se non c'è Dio tutto quanto è vuoto, di conseguenza non esiste niente. Io rispondo come risponderebbe un pagano anche all'antica, fa: non esiste il vuoto perché tutto è pieno di idee, di conseguenza non è possibile concepire una cosa che non ci sia, cioè qualcosa in cui non esiste un qualcosa. Il vuoto è soltanto una definizione di tipo ebraico, difatti questo autore viene dalla, quello che citavo, che parlava di vuoto, veniva dalla religione ebraica, aveva vissuto una vita abbastanza particolare, era nato nel 1919 a Costantinopoli da una famiglia ebraica, è stato negli Stati Uniti e si è suicidato nel 71, il giorno dopo della morte del padre. E difatti, se chi va a leggere il libro, che appunto è Breviario del Caos, noterà questo discorso della tragedia incombente, del terrore, del vuoto, ma proprio perché il monoteismo ti dà il vuoto, perché una volta che uno vive in una città di tipo monoteistico, che ha solo il monoteismo e non ha la possibilità di percepire altre dimensioni, e si trova veramente nel vuoto, cioè per i cristiani può esistere il vuoto, per chi non è cristiano il vuoto non esiste. Sì, pronto?
Ciao, sono Alberto da Treviso. Ciao. Volevo solo che dire che i cristiani noi abbiamo paura che noi altri non vogliamo occuparli, cioè i nostri dei noi vogliono. È la sua anima, perché è il suo spirito, proprio perché proprio sì. Non gli interessa proprio niente. Proprio non lo vorremmo, anche perché sarebbe, sarebbe contaminazione proprio. No, ma gli auguriamo lunga vita. Sì, ma, e negli ospedali di Madre Teresa di Calcutta. Esatto. Forse Madre Teresa di Calcutta gli farebbe campare un po' meno, insomma. Si penserebbe a Madre Teresa di Calcutta sacrificarli, non certo a noi, insomma. E dopo voglio tranquillizzare Franco che non esiste il vuoto e non esiste neanche il caos, ti raccomando. Beh, sul caos si serve a discutere. Vabbè. Il caos esiste. Ciao. Sì, ecco. Allora, giustamente l'ascoltatore ci ha fatto l'osservazione fa. Noi della vita dei cristiani come pagani non ne abbiamo bisogno, e penso che se dovessimo offrire a una divinità un sacrificio, se proprio ci fosse il bisogno di offrire un sacrificio, penso che di fronte alla miseria dell'essere cristiani e di vivere da cristiani distruggendo se stessi, sarebbe un sacrificio che sarebbe male accolto, cioè nel senso che di solito sacrifici umani non esistono, esistono i cristiani sono disposti ad sacrificare gli altri, ad uccidere gli altri. Noi abbiamo il caso del Ruanda, del Burundi, visto che siamo d'attualità, in cui sono stati processati 32 sacerdoti perché hanno partecipato al massacro, e questo l'hanno fatto in tranquillità, in libertà, senza problemi, proprio perché il loro Dio glielo permetteva. Ma il nostro non è un parlare di sacrifici umani. Anzi, voglio citare un particolare curioso. Molti degli ascoltatori sanno che io apprezzo un mago contemporaneo che è Aleister Crowley. Crowley, di fronte a una sua bizzarria di mangiare carne umana, fece questo gioco. Prese un gallo, lo battezzò con l'acqua santa, d'altronde è stato battezzato anche lui, per la legge cattolica si poteva fare, battezzò questo gallo da cristiano, poi gli tirò il collo, se lo mangiò, e così soddisfò il suo desiderio di carne di cristiano. Ma questo qua è un gioco, è una provocazione, è una cosa divertente. D'altronde il gioco appartiene agli dèi, il gioco appartiene agli uomini, sappiamo che a noi appartiene, anche noi adulti appartiene il gioco. E difatti cosa fanno i monoteisti? I monoteisti arrivano al punto di proibire il gioco. Qui lo fanno meno perché sono meno forti. Ma io sempre voglio ricordare una cosa, visto che è d'attualità. Nel 79 andò al potere Khomeini in Iran. Khomeini, tra le prime cose che fece, proibì ogni gioco. Si salvò soltanto il gioco degli scacchi. Ma il gioco degli scacchi non viene considerato come gioco degli scacchi, ma soltanto come ipotesi di formulazione matematica, Dopo un po' di anni fu vietato anche il gioco degli scacchi. Io non ci trovo nulla di dannoso, nulla di pericoloso nel gioco, anzi lo trovo una cosa positiva. Gesù Cristo non so se ebbe un'infanzia in cui giocò, Maometto non so se da bambino giocò. Tutti quanti i profeti dell'Antico Testamento non so come giocarono da bambini. Io so che gli dèi amano il gioco, io so che tutti amano il gioco. Il gioco può essere più o meno complesso, più o meno forte, più o meno bello, però tutti sanno che devono giocare. E il gioco appartiene a una fase della nostra possibilità di conoscenza, di comprendere, di agire. Noi sappiamo che una base fondamentale del nostro agire non è legato alla necessità di produrre qualcosa o di fare qualcosa. Il gioco ci permette liberalmente di sprecare, chiamiamolo così, fra virgolette, delle energie per poter capire, poter comprendere. Il gioco rappresenta una forma di liberalizzazione del corpo in qualcosa che non è economicamente utile, però è fondamentale per la conoscenza. E come noi, ad esempio, vediamo nel Corano che ci viene a dire che ogni giorno Allah, non so quante volte al giorno, vada a maledire chi gioca. Ma perché un Dio deve maledire chi gioca? Perché? Cosa compie? Cosa toglie lui? Non toglie assolutamente niente. Noi sappiamo che gli dèi giocano, partecipano ai nostri giochi. E basta pensare che il già accusato di Olimpiade apparteneva ai greci e non avevano problemi. Si usava intorno ai templi, ma questo qui appartiene alla natura dell'uomo. Non vedo perché un Dio debba limitare una manifestazione così naturale, ma proprio perché il monoteismo è contro la natura e contro la vita, si può permettere anche di annientare anche il gioco.
Sì, pronto. Ciao Francesco, sono il Loco. Ciao. Senti un po', così stavo pensando che naturalmente tu dici che tutto è divenire, qui siamo d'accordo che nel relativo vediamo che tutto diviene. Allora perché? Vabbè, siamo anche essere. Sì, 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 va bene. Penso che è una cosa logica, no? Sì. Insomma, la logica è la scienza anche del ragionamento, no? Sì. Almeno minimo. Perché allora, se tutto è divenire, tu come pagano fai fatica, perché l'hai detto tu, sono parole tue, fai fatica a pensare alla legge di causa-effetto. Se la causa-effetto, la legge di causa-effetto è la legge del divenire. Beh, non è solo il divenire, è anche solo... Sì, 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 ma partiamo da piccole cose. Sì. Per esempio, prendiamo sul lato fisico. Se io mi faccio 3 litri di vino al giorno... Sì. È una causa che muove, che mi viene la cirrosi epatica per un certo effetto. Sì. E tu fai fatica, perché non hai risposto, non ho capito, non hai risposto bene alla domanda del primo, sì, del primo telefonista, sulle leggi, che le quali fai fatica a capire, sulle leggi di dualità, su certe cose. Ma c'è una legge, che sicuramente che c'è la legge di analogia. Se noi trasportiamo, perché non si può discutere che non esista la legge di analogia, perché se io mi inquino il fegato bevendo 10 litri di vino e mi ritrovo la cirrosi epatica, per legge di analogia... No, beh, non è detto. Prego? Non è detto, dai. Non ho capito, scusa. No, non è detto, non è detto. Poi... Ah, sì, 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 ma no, ma prendiamo come basi semplici. Sì. Poi è chiaro che dipende dai presupposti, da come parli, no? Da quello che credi. Sì. Perché se uno fa un atto di fede e crede in qualche cosa, parte così e logicamente arriva secondo quello che è il punto di partenza. Perciò questo non si discute, il modo di interpretare le cose attraverso l'individuo che crede o ha bisogno di credere, che ha bisogno di credere per arrivare a quello che gli serve. No, ma ritorniamo per la legge dell'analogia. Se io bevo 10 litri di vino, si viene la cirrosi epatica, e questo è l'effetto di una causa pratica. No, prende, no, esistono un discorso di condizionamento, perché ad esempio i pelirossi... Sì, sì, va bene, esiste, non a tutti, c'è quelli che gli serve un barile di vino, c'è quelli che se ne fa 10, no. Ma partiamo, quello dei 10 litri di vino è soltanto così, un esempio. Sì, no. Allora, per legge di analogia, se io parto con un'idea, con un credo, anche se non è un dogma, anche se no, se faccio un atto di fede, perché tu non hai parlato di atti di fede. No, assolutamente. Comunque escludiamo proprio monoteismo, religioni, che proprio non mi tocca proprio niente da vicino sta faccenda. Cioè non mischiamo le due cose, prendiamo proprio le cose in lato pratico. Se io a un certo momento, e ritorno alla montagna, perché ti ho fatto un esempio molto semplice, se noi siamo in 100, e proviamo 100 sensazioni diverse, vuol dire che a un certo momento non c'è un'ingiustizia tra quello che si diverte ai piedi della montagna e si sente un dio lì e si sente montagna, e quell'altro che a un certo momento invece si sente oppresso e dal, diciamo così, dal dio Pan, figura così rappresentativa, non è importante, a un certo momento deve soffrire, deve avere una sua sofferenza. La legge di causa-effetto, secondo me, è che, l'abbiamo già parlato oggi, dovrà superare e supererà questo stato d'essere, in quanto avrà, parte da questa causa, avrà un effetto, sicuramente che non sarà la stessa causa, insomma c'è una causa di base, tu stesso hai detto, uno vive questa sensazione perché in quel momento è quella sensazione. Sì, allora... No, adesso metto giù, ma hai capito bene qual è il discorso? Allora. Perché sennò in tanti rivoli poi uno può andare a filosofeggiare, poi arriva tutta una serie di cose. Vabbè. Guarda, non lo dico come commento contro quello che pensi, io rispetto moltissimo il pensiero degli altri. Anzi, io te l'ho detto oggi, sono contento per aver capito il vostro pensiero, al quale io rispetto. Però non riesco più a capire perché fai fatica a pensare alla legge di causa-effetto. Ciao, spiegami qui. Vabbè, d'accordo. Ecco, vedrò di essere un attimino sintetico su questa cosa, perché sto anche sforando la trasmissione e mi scuso con chi segue. Allora, noi facciamo sempre un discorso. Esistono delle condizioni biologiche, naturali e delle leggi fisiche a cui noi non possiamo fare a meno. Benissimo, esistono delle varianti di queste leggi fisiche. Noi pagani diciamo, esiste una condizione materiale a cui tu non puoi fare a meno, esiste una condizione fisica, non puoi fare a meno di respirare, non puoi fare a meno di mangiare. Bene, passiamo a livello di realizzazione spirituale. Non esiste nessuna causa ed effetto.
Cioè, esiste una possibilità spirituale, esiste una dimensione dello spirito, dell'anima, chiamala come vuoi, cioè, al di là della materia, che è legata alla, chiamala energia, chiamala, cioè, potremmo trovare il nome che vuoi, non mi va benissimo, che lì non esiste nessuna causa, nessun effetto. Cioè, di conseguenza faccio delle scelte e porto la mia anima, il mio spirito, il mio essere in una certa maniera, ma non esiste una causa, un effetto. Cioè, non è detto che le cose siano così determinate, perché le leggi sono leggi fisiche nel campo fisico, nel campo dello spirito, della realizzazione. Non esiste nulla di determinato, non esiste nulla di fisico, non esiste un principio, non esiste una legge fisica, non esiste la gravità nel campo dello spirito, nel campo dell'essere, non esiste un sistema solare che attrae, non esiste qualcosa che ruota intorno a qualcosa, tutto è libero, tutto è possibile. In magia questo esiste, cioè nel senso di dire, esistono in magia dei condizionamenti che sono legali, che sono della società, che sono modo di essere, nella tua realizzazione magica non esiste nessun limite. Allora, il discorso che fa anche Claudio della libertà, esiste una libertà che è vincolata da limiti sociali, da limiti culturali, politici, che esiste quello, e lì tu puoi avere delle limitazioni sul tuo modo di agire. Nel campo magico nulla è limitato e nulla ti viene a limitare, non esiste un giudice, non esiste una regola, non esiste una fisica. Io so che sul nostro sistema, sul nostro universo, esiste un peso dei corpi, esiste un'attrazione dei corpi, esiste un flusso di energia, ma benissimo, questo esiste nel campo della materia, nel campo della realizzazione spirituale, chiama dello spirito, dell'energia, della materia, del corpo di luce, cioè mi va bene qualsiasi nome, in quel campo non esistono leggi, esistono scelte, esistono comportamenti, esistono modi di agire, ma lì non esiste causa ed effetto. Tutto è possibile. È possibile anche l'assurdo, è possibile anche l'assoluto, cioè sciolto da ogni limite, cioè nel senso che tu puoi fare qualsiasi cosa, e qualsiasi cosa è possibile, qualsiasi cosa ti è permessa, non c'è nessun divieto. Se io fisicamente non posso reggere 10 litri di vino, benissimo, nello spirito, nella realizzazione, nella magia, io posso reggerne 100 litri di vino, perché sono due piani diversi, noi non possiamo mescolare l'aspetto energetico e l'aspetto fisico, convivono, hanno delle mutazioni, hanno dei collegamenti, però io so che ad esempio la materia arriva e ha una sua energia, nel momento in cui sparisce la materia rimane l'energia, ritorna a essere energia o diventa il corpo di luce, benissimo, lì non esiste causa ed effetto per me. E chiudo qui perché ho già sforato, casomai sulle prossime trasmissioni torneremo sempre a parlarne, mi scuso se taglio, ecco io ricordo l'ultima cosa, Claudio Simeoni e l'Istituto Mediterraneo di Studi Politici sono presenti alla Fiera di Vicenza, la Fiera del Libro. La fiera dura dal 6 al 14 marzo, l'orario è dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 20. Vi aspettiamo in fiera. Grazie, ciao.